Sì, a partire dal 4 febbraio avremo questa invasione felice, pacifica di 16.000, forse più studenti delle scuole superiori, di 110 istituti scolastici dei nostri territori, accompagnati da 800 docenti delle scuole superiori. Momento per noi importante, crediamo moltissimo nel ponte tra università e scuola, crediamo moltissimo nella capacità nostra di fare scouting dei nostri studenti, dei nostri territori. Tenendo presente che ovviamente conoscersi è un fattore assolutamente decisivo, è un'opportunità innanzitutto all'interno dei seminari che verranno sviluppati con gli studenti e con i docenti stessi, di poter far conoscere le nostre attività, far conoscere le nostre strutture, i nostri bellissimi campus, le aule, i laboratori, ma anche far conoscere il nostro sistema valoriale, quello che è alla base, diciamo, la nostra impostazione. La meritocrazia come criterio guida, il discorso del sistema dell'accoglienza, dell'attenzione rispetto allo studente e quindi offrire una panoramica di quello che potrà essere a partire da settembre il loro impegno all'interno della nostra università. Basta mandare anche un messaggio ben preciso: l'università non è un'area di parcheggio, l'università va fatta nei tempi e nei modi e con impegno, stipulando un patto reciproco tra l'università e gli studenti. Noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile. Loro devono capire che quando si comincia, pur non essendoci una campanella che ti invita ad entrare, bisogna seguire, bisogna essere presenti nei nostri campus e andare avanti in fondo in tempi più brevi e più proficui possibili. E questo serve a noi, serve all'università, serve alle famiglie, serve al territorio. Unisorienta è veramente per noi un momento importante, anche se l'orientamento da noi dura tutto l'anno, perché al di là di queste 2 settimane, impreziosisce la presenza di tanti amici, testimoni del mondo della cultura, dello sport, che saranno insieme a noi, dell'arte, dell'imprenditoria, ci sarà l'orientamento che lo facciamo tutto l'anno, con i giovedì e venerdì che noi ospitiamo le scuole nei nostri campus. Il mondo della scuola è un mondo straordinario, sottostimato, che ha bisogno di avere la presenza dell'università vicino, del rettore, dei docenti e anche perché deve crearsi quel sistema motivazionale che è poi alla base di qualsiasi successo. E la nostra università lavora da molto tempo in collaborazione con la soprintendenza per progetti scientifici. La novità di questo progetto è che siamo riusciti a convogliare un finanziamento privato da parte di una fondazione, la FNC, la Fondazione per le Nazionali Comunicazioni, di ben 50.000 euro per affrontare il restauro delle monete provenienti dagli scavi di Velia. Questo ha fatto da volano affinché siano state aggiunte dal Ministero altri 50.000. Dunque si dispone per la prima volta di della grossa possibilità di poter restaurare queste monete, molto importanti perché in che cosa sta la validità del progetto? Velia si può dire che è stata la città che ha introdotto gli usi monetari in Campania. Infatti, dalla fondazione di Velia, dal 540 in poi, si è cominciato ad introdurre la pratica monetaria, che fino allora non esisteva ancora in Campania. E da allora, ininterrottamente, Velia ha prodotto moneta fino alla tarda età repubblicana. Gli usi monetari poi sono continuati ancora in epoca tardo imperiale. Ora, trovare monete nello scavo e studiarle ha grosse potenzialità sul piano scientifico perché ci consente di poter ricostruire la vita economica di questa importante città di Parmenide e la vita economica, anche quella basata sulle transazioni di livello basso, perché in genere si perdono e si ritrovano negli scavi le monete di minor valore, che sono però quelli che ci danno proprio l'immediatezza degli usi monetari in una città. E dunque è un progetto molto importante perché queste piccole monete, che non vengono quasi mai studiate se non stanno nei medaglieri e sono da collezione, perdono invece la valenza di informazione sugli usi all'interno proprio delle città. E Velia, proprio per questa sua precocità dell'uso di moneta e questa sua capacità di fare del mezzo monetario uno strumento per gli scambi, ha restituito oltre 10.000 monete dagli scavi ed è un numero eccezionale. Pensiamo che nemmeno la vicina Posidonia ne ha restituite tante. Quindi mi sembra molto importante, anche proprio come buona pratica, di utilizzare questo materiale documentario per ricostruire pagine di un libro di storia che altrimenti sarebbero strappate via.
progetto è restaurarle e poi dove andranno a finire queste monete? Allora, rimarranno naturalmente al Parco Archeologico di Velia, perché il restauro è finalizzato a un progetto scientifico di ricerca e di conoscenza, ma ovviamente è preliminare per la conservazione e per la valorizzazione. Infatti dopo ci sarà, successivamente ultimato questo studio, ci sono progetti di esposizione di queste monete proprio per restituire queste immagini che vi dicevo di questa dinamicità. Pensate che la moneta di Velia ha circolato, praticamente va a Posidonia, va a Ponte Cagnano, le troviamo da tutte le parti, perché è uno strumento che viene accettato in tutti questi traffici di piccolo mercato regionale. Grazie. Un grande progetto di restauro, 10.000 monete, quello che è venuto alla luce nel corso di questi anni di scavi, soprattutto è importante la sinergia, grazie all'Art Bonus, pubblico-privato. Sì, la sinergia soprattutto con l'università, con gli sponsor che ha trovato l'università e il nostro ministero che ha contribuito con il 50% del finanziamento. Un intervento importante che segna ancora una volta la strettissima sinergia, l'importante collaborazione che si è creata a Salerno con l'Università di Salerno, con il DISPAC e con alcuni docenti che in particolare si occupano di monete in questo caso, in vista di uno studio, di un restauro che è propedeutico a uno studio approfondito e che ci auguriamo sia poi concluso con una valorizzazione ad Acea, nella città di Velia, di questo lavoro.